Per fronteggiare la gravissima situazione sui mercati che vanno giù, Monti, che ha incontrato le delegazioni di PD e PDL, vuole far entrare nel suo governo Gianni Letta e Giuliano Amato. Bersani al Quirinale, nel pomeriggio il presidente incaricato vede le parti sociali. Superata la soglia d'emergenza del 7% per i rendimenti dei titoli di Stato decennali ed è allarme per lo spread con i Bund tedeschi che supera i 530 punti, record negativo anche in Francia, quota 180, giù le borse in tutta l'Eurozona, titoli bancari, Unicredit in testa e in profondo rosso a Piazza Affari. La mattinata politica è stata di grande nervosismo con la dura polemica tra PDL e FLIP sull'ipotesi che Monti possa essere in futuro candidato premier per il terzo polo, un segnale di incoraggiamento arrivato dall'Europa. Il portavoce di Olli Rehn ha affermato che Bruxelles aspetta di lavorare con Monti e con il governo che formerà. Agenti in tenuta antisommossa in azione a New York per evacuare con la forza gli accampamenti dei manifestanti che da due mesi occupavano lo Zuccotti Park per protestare contro il potere perverso delle banche mondiali. Decine gli arresti, mentre i giovani indignati denunciano violenze e timori per il rischio di incidenti. La nazionale stasera in campo nell'amichevole contro l'Uruguay per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Prandelli schiera all'attacco la coppia Osvaldo Balotelli, gli azzurri in mattinata ricevuti al Quirinale da Napolitano che li ringrazia, definendoli un esempio di unità nazionale. Da Buffon, un richiamo ai valori civici. Allora, buongiorno dal telegiornale della 7, siamo qui a raccontarvi un'altra mattinata importante, l'ultima per Mario Monti di consultazioni, sicuramente la più delicata perché davanti al premier incaricato hanno sfilato le due delegazioni che potevano di fatto decidere le sorti di questo governo che dovrebbe andare a formarsi, dunque PD prima e PDL poi. Poco fa le parole più attese sono proprio quelle del segretario Alfano che ha parlato di un incontro positivo, ma c'è un nodo da sciogliere che senza dubbio riguarda l'ingresso in questo governo di due esponenti, Gianni Letta e Giuliano Amato, perché poco fa il PD ha smentito il via libera all'ingresso di questi due esponenti. Ci colleghiamo a Palazzo Giustiniani, un'altra mattinata lunga. Paolo Celata, buongiorno a te. Sì, buongiorno dalla sala stampa di Palazzo Giustiniani, altra lunga mattinata, come avete detto da studio, quella decisiva. Ieri il professor Mario Monti, incaricato, aveva incontrato gli altri partiti dal Terzo Polo all'IDV, aveva ottenuto un sì con sfumature diverse. Monti, che alla vigilia aveva ribadito appunto che avrebbe chiesto a oggi PD e PDL un appoggio senza condizioni, né riguardo alla presenza di politici all'interno del nuovo governo, né sul tempo. Un governo che ha scadenza. E allora appunto si è confrontato Monti, linea quella di Monti condivisa dal capo dello Stato, si è confrontato Monti con PD e PDL, e se il nodo più difficile da sciogliere sembrava quello legato al partito di Angelino Alfano, in realtà adesso ascoltiamo proprio una breve dichiarazione. La consultazione con il PDL è stata molto lunga, quindi articolata ed approfondita. Alfano al termine è uscito e insieme, accompagnato da Cicchitto e Gasparri, capigruppo al Parlamento, ha detto queste parole, praticamente un via libera. Sentiamo. Abbiamo avuto un incontro positivo e abbastanza lungo perché articolato con il presidente incaricato, con il senatore professore Mario Monti. Stiamo lavorando, così come auspicato dal presidente Berlusconi, per il bene dell'Italia, nell'interesse nazionale, con un impegno che vuole giungere all'obiettivo della formazione del governo, pensiamo alla luce dei fatti, ma anche di questa ultima conversazione, che il tentativo del professor Monti sia destinato al buon esito. Abbiamo discusso di tutto, del programma, dando il nostro contributo e ribadendo che gli impegni assunti con l'Europa rappresentano il caposaldo del nostro impegno programmatico a sostegno del nascituro governo Monti. Vi ringrazio.
E allora lo avete sentito, Alfano che dice buon esito e nascituro governo Monti, quindi dicevamo appunto un via libera, però voi da studio annunciando le consultazioni avete parlato di un giallo e giallo c'è stato effettivamente, perché? Perché a proposito dei nomi di Giuliano Amato e Gianni Letta che prima da fonti PD è stato detto sì possono entrare in un futuro esecutivo Monti, poi la smentita ufficiale da parte sempre del Partito Democratico a proposito della presenza dei due rappresentanti e il Partito Democratico avrebbe fatto capire che i nomi in realtà sono stati fatti proprio da il professor Monti, cioè dal Presidente del Consiglio incaricato. E allora il giallo non è chiarito, Bersani è salito al Quirinale per confrontarsi dopo aver incontrato il Presidente incaricato Monti per incontrare appunto Napolitano e riferire l'esito, Bersani che qui in sala stampa a Palazzo Giustiniani aveva ribadito il no del Partito Democratico alla presenza di politici all'interno del governo Monti. Sentiamo un estratto, un passaggio della conferenza stampa di Bersani. Abbiamo dato conferma della nostra intenzione di metterci a sostegno di un governo, diciamo, di autorevole e forte caratura tecnica, come dissi al Presidente della Repubblica, e non per sostenere meno, per sostenere meglio. Abbiamo incoraggiato quindi il professor Monti a proseguire con determinazione, con rapidità. Non abbiamo messo termini al governo, a proposito delle cose di cui si discute. E quindi mi pare che l'incontro di oggi sia stato davvero per noi incoraggiante. Grazie. E allora grazie a Paolo Celata, dunque questo per ora quanto ci racconta la mattinata a Palazzo Giustiniani, e però il lavoro di Mario Monti non termina qui, è una giornata importante e delicata perché come annunciato nel pomeriggio ci sono gli incontri con le parti sociali, le imprese, i sindacati, insomma tutto fa pensare che Mario Monti voglia seguire le indicazioni che lui stesso ha dato del suo agire nella giornata di ieri, ha detto non voglio scadenze, voglio il pieno sostegno dei partiti e voglio arrivare a dare le linee guida di un programma che necessariamente deve innanzitutto rispettare i patti con l'Europa. Stefano Ferrante. Viviamo giorni complessi e impegnativi, dice Napolitano, che al Quirinale riceve i nuovi cittadini italiani, parla degli immigrati che ci aiutano a portare il fardello del debito pubblico, rendono più dinamico il paese e fa il punto sulla crisi, che continua a svolgersi su un doppio binario, le consultazioni a Palazzo Giustiniani e i botta e risposta a mezzo stampa, che danno tutta la misura del travaglio per il varo del governo. A infuriare la polemica innescata da una frase del futurista Bocchino, che non esclude per Monti un futuro da candidato di un'alleanza terzo polo PD. Abbastanza per scatenare la reazione stizzita del PDL. In questo modo il tentativo di Monti viene messo irresponsabilmente a rischio, dice il portavoce del partito Capezzone. E la russa sbotta. Monti meno dura meglio è. Il sintomo che, al di là dell'appoggio garantito al neosenatore, i mal di pancia nel PDL, soprattutto da parte degli ex DN, in pieno risentimento nei confronti dei finiani, restano vivi. Ma orgoglio ferito a parte, il varo e la navigazione dell'esecutivo Monti restano legati a squadra e programma. Se il mix di tecnici e garanti politici può sciogliere l'impasse dell'organigramma, i temi nell'agenda di Monti sono destinati ad aprire conflitti. La patrimoniale per il PDL è un tabù, la riforma delle pensioni, oggi la Willy Angeletti fa una cauta apertura e soprattutto il mercato del lavoro e la licenziabilità rischiano di aprire una frattura insanabile nel PD, tra l'area liberal di Pietro Ichino e chi, come Cesare Damiano, è deciso a non rompere con la CGIL, non a caso l'unico sindacato che non ha sottoscritto l'appello delle forze sociali per un governo subito. La prospettiva potrebbe essere quella di un esecutivo a maggioranza variabile con i centristi baricentro. Anche per questo c'è chi, come Scajola, lancia appelli al terzo polo per un cantiere dei moderati. Scenario guardato con diffidenza dal PD, incalzato da Di Pietro e D'Avendola, e che non a caso indica tra le priorità la legge elettorale che eviterebbe il referendum.
Allora, Mario Monti non vuole scadenza, ha detto che farà un lavoro scrupoloso, ma vuole che questa urgenza non si tramuti in fretta. Di fatto, sicuramente la pressione che è tornata forte, fortissima in questa giornata sul nostro debito pubblico non ci fa parlare oggi di un effetto Monti. A dire la verità c'è anche lo spread, uno spread drammatico che torna a livelli di allarme rosso, e poi c'è una pressione che non riguarda solo il nostro mercato, quello italiano. Sentiamo i numeri e come sta andando da Antonella Serrano. È un'altra giornata di passione per i mercati finanziari e per i debiti sovrani. Le principali piazze europee sono tutte in rosso e lo spread, la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato italiano e quelli tedeschi, ha cominciato a correre e ha toccato nuovamente livelli d'allarme rosso, superando la soglia dei 530 punti base. Il rendimento è vicino al 7%, un livello altissimo che ha costretto altri paesi come la Grecia, Portogallo e l'Irlanda a chiedere gli aiuti internazionali. Non sembra allentare il nervosismo neanche il dato sul debito pubblico diffuso oggi dalla Banca d'Italia. A settembre è lievemente sceso a 1.800 miliardi di euro. Ma questa volta l'Italia non è la sola ad essere sulla graticola. A soffrire anche la Spagna e la Francia, che hanno così raggiunto livelli negativi. Lo spread francese è cresciuto a 1,83 punti percentuali, mentre quello spagnolo ha superato la soglia del 4,52%. Segno che la speculazione è tornata ad attaccare alla grande. Anche paesi come la Francia, considerati fino a poco tempo fa tra quelli più affidabili insieme alla Germania. La febbre sale dunque e ora si rischia di rendere ancora più grave la crisi del debito sovrano europeo. Le borse sono tutte in rosso, Parigi e Francoforte perdono oltre 2 punti percentuali, Londra l'1,28%. La peggiore è Piazza Affari, che lascia sul terreno negativo quasi il 3%. A tirare giù Milano due titoli pesanti, Unicredit e Finmeccanica. La banca guidata da Federico Ghizzoni, dopo i deludenti risultati di ieri, oggi ha visto congelate per eccesso di ribasso le proprie azioni, che hanno subito una flessione del 9%. L'altro titolo sotto pressione è quello di Finmeccanica. Il titolo di questa, che è una delle poche vere multinazionali italiane, è crollato del 16%, penalizzato per i conti economici del 2011, che registrano perdite per 324 milioni di euro, nessun dividendo e 1 miliardo di cessioni entro l'anno prossimo. E si fa un passo oltre, naturalmente in queste ore ci si chiede chi proverà a mettere mano a questi numeri davvero drammatici per la nostra economia. Si parla della squadra scelta da Mario Monti, con un nodo, un altro da sciogliere per il premier incaricato, che è quello del possibile utilizzo o meno di ministri politici. Ascoltiamo Barbara Batticciotto. Se Monti ce la dovesse fare, presto si conoscerà la compagine del nuovo governo. E così anche oggi la girandola dei nomi non si ferma. L'unica certezza è che il nuovo esecutivo sarà convincente ed efficace, parola di premier in pectore. Si sa anche che il governo sarà snello e all'insegna del risparmio, con solo 12 ministri e non oltre 20 sottosegretari. Se, come avete sentito, prosegue il braccio di ferro sui nomi di Gianni Letta e Giuliano Amato, poi c'è comunque da mettere insieme il resto dell'esecutivo. Fra i tanti nomi che circolano, l'unico certo sembra essere quello di Enzo Moavero, ex capo di gabinetto di Monti all'Unione Europea. Sarà suo il posto chiave di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Sembra, perché circola anche il nome dell'attuale presidente dell'antitrust, Antonio Catricalà, di cui si parla anche per le infrastrutture e trasporti. Il dubbio maggiore riguarda il Ministero dell'Economia, la poltrona più scomoda e delicata. Mario Monti potrebbe decidere di tenere per sé l'interim, magari avendo come vice ministro il rettore della Bocconi Guido Tabellini. New entry nelle voci del giorno il nome di Corrado Passera. Due i prefetti che corrono per il Viminale, Carlo Mosca e Anna Maria Cancellieri, data per favorita. Al Ministero della Difesa invece sarebbe destinato il generale Rolando Mosca Moschini. Sembrava quasi certa anche la nomina dell'attuale segretario della Farnesina, Giampiero Massolo, agli esteri, ma oggi si fanno anche i nomi di due ex ambasciatori negli Stati Uniti, Gianni Castellaneta e Ferdinando Salleo. Per la giustizia la scelta potrebbe cadere su Cesare Mirabelli, Alberto Capotosti o Valerio Nida, tutti ex presidenti della Consulta. In corsa per la poltrona in via Arenula c'è anche Livia Pomodoro, attuale presidente del Tribunale di Milano. Se perde Colpi la candidatura dell'oncologo Umberto Veronesi alla Salute, ministero che dovrebbe andare al rettore della Sapienza Luigi Frati, restano stabili i nomi di Carlo Secchi allo Sviluppo Economico, Lorenzo Ornaghi all'Istruzione, Salvatore Settis ai Beni Culturali, Carlo Della Ringa al Welfare, Corrado Clini all'Ambiente, Antonio Malaschini ai Rapporti con il Parlamento e Luisa Torchia alla Funzione Pubblica.
In questa fase di incertezza e di equilibri tutti da scrivere, c'è una certezza, almeno per il momento, quello che riguarda il posizionamento della Lega. Carroccio, che torna all'opposizione soprattutto per conquistare una base scottata e non poco dalla dura convivenza degli ultimi tempi con il PDL. Una convivenza e un'alleanza che a questo punto va pesata, in qualche modo ridisegnata su base regionale. Ce ne parla Gui Chiappaventi. E adesso che la Lega ha annunciato la riapertura del Parlamento padano e il ricorso alla piazza, ora che Bossi a Roma si è liberato dell'abbraccio con Berlusconi, cosa succederà sul territorio? L'alleanza col PDL reggerà? E senza tanti giri di parole, Formigoni, che si è mosso tanto a livello nazionale negli ultimi mesi e si è speso per le primarie, riuscirà a rientrare nell'alveo del governatorato lombardo senza scosse con i leghisti? E noi preferiamo il fatto, e uno degli obiettivi fondamentali è quello di avere un presidente della giunta regionale che sia leghista, così avremmo Veneto, Lombardia e Piemonte, per cui un sistema molto più bavarese e padano che non quello attuale. Renzo Bossi ieri era al Consiglio federale di Via Bellerio, in cui la Lega ha deciso la linea senza andare da Monti perché non c'era nulla da trattare. Andiamo sul territorio, niente ammucchiate, come titola oggi la Padania. E noi non abbiamo tradito gli elettori, questo è fuori di dubbio. Chi è che ha tradito? Si vede, noi di certo non andiamo a Roma a fare una mucchiata. Sembra di capire che alla Lega non dispiacerebbe sgambettare Formigoni per prendersi la Lombardia, ma non può farlo perché questo avrebbe un effetto cascata e inevitabilmente verrebbero giù anche Veneto e Piemonte, che sono guidate da governatori leghisti. Formigoni rivendica garanzie. Ho parlato con gli amici della Lega specificamente su questo problema e siamo rimasti d'accordo che la nostra alleanza prosegue, quindi c'è la garanzia. Ovviamente noi abbiamo assunto un impegno dal 2010 e dal 2015. Dopo il 2015, come è sempre avvenuto in passato, abbiamo ricontrattato. Nessuna mossa alla Tafazzi per adesso, ma gli scricchioli restano e la fine della legislatura è lontana, a Milano soprattutto, ma anche a Roma. Reguzzoni oggi l'ha detto, il 2013 è lontano. Vedremo se resteremo col PDL. Vedremo anche cosa farà Giulio Tremonti, se ne è parlato, alcuni retroscena pubblicati oggi da qualche quotidiano, cosa sceglie Giulio Tremonti, si era parlato addirittura da parte del Ministro dell'Economia di una richiesta al Carroccio di una tessera della Lega. Ebbene, questa mattina Tremonti si è fatto sentire in una nota, non ha esplicitamente commentato questo retroscena, ma ha detto dopo le dimissioni del governo ho smesso, ho interrotto ogni attività politica e istituzionale, né un atto né una parola da parte mia. Parole invece arrivano e sono parole che fanno ben sperare da parte dell'Unione Europea. Lo stesso commissario agli affari economici, Olli Rehn, quello che ieri aveva parlato sì di una nuova possibile amministrazione in Italia, ma no, naturalmente non di un cambiamento di diagnosi, cioè l'Italia aveva bisogno delle stesse riforme strutturali. Oggi aggiunto, aspettiamo di lavorare con Monti e con il governo che formerà. In tutto questo, mercati a parte, i numeri che arrivano dall'Europa possono avere una lettura anche in qualche modo incoraggiante. Lo facciamo con Francesca Roversi. Tutto come previsto, i mercati l'avevano già subodorato ieri. In Europa la crescita rallenta nel terzo trimestre, rileva oggi Eurostat, il prodotto interno lordo sale dello 0,2% come nel secondo trimestre, riducendo la crescita annua rispetto al 2010. Ma il vecchio continente non è tutto uguale, l'ufficio statistico tedesco rileva infatti sempre stamani una crescita dello 0,5% nel periodo luglio-settembre. Un dato rivisto al rialzo come quello del trimestre precedente che per Berlino è dovuto alla vigorosa domanda interna e all'aumento dei consumi. Segno che la locomotiva tedesca, se mai qualcuno avesse avuto un dubbio, è ripartita e paga con i suoi soldi la benzina per correre. Evidenza sbandierata in tutti i consessi internazionali dal cancelliere Angela Merkel. L'amico nemico di sempre, la Francia, oggi invece si deve accontentare del secondo posto, eppure traballante. Parigi mette infatti a segno nel terzo trimestre una crescita del prodotto interno lordo dello 0,4%, ma rivede a ribasso quella del trimestre precedente, prevedendo a fine anno un rallentamento. Così, mentre sullo scacchiere europeo si va delineando inevitabilmente un'Europa a due velocità, con Berlino e Parigi che lottano per lo scettro, i risultati della guerra si scaricano sui paesi strutturalmente più deboli, Italia in testa, debole soprattutto per l'inconsistenza della politica, tanto che stamani è un consulente del governo tedesco a definire la situazione italiana vicino al rischio sistema e chiede che la Banca Centrale Europea intervenga sull'acquisto dei titoli di Stato se la politica dovesse fallire. L'Italia intanto stamani si sveglia con un'altra sorpresa. Sale ancora il prezzo del gasolio, 1,57 euro al litro. Segnale amaro per gli agricoltori e foriero di nuovi rialzi dei generi alimentari.
Siamo nel nostro paese, torniamo a parlare di infiltrazioni della criminalità organizzata al nord. Ricorderete il comune di Desio, su questo comune siamo in piena Brianza, torna l'ombra della mafia per un omicidio di un imprenditore che nella dinamica ricorda una vera e propria esecuzione. Ma ci sono altri particolari che fanno pensare, lo facciamo con Simone Costa. C'è la criminalità organizzata dietro l'omicidio di Paolo Vivacqua, 51 anni, freddato ieri con diversi colpi di pistola nel suo ufficio di Desio. Difficile dirlo ora, ma gli inquirenti non possono escluderlo. Indaghiamo a 360 gradi, dicono, per capire chi possa aver ucciso questo imprenditore di origini siciliane. Qualche precedente per reati in ambito fiscale, una situazione familiare complessa e un giro di affari importante basato sul commercio di metalli. Per venirne a capo, chi indaga non potrà certo ignorare la situazione di Desio, comune sciolto nel luglio dello scorso anno per infiltrazioni mafiose. Un incubo che sembra tornare adesso in una Brianza ricca e da quasi 25 anni al centro di una lotta di potere tra le varie 'ndrine. La criminalità organizzata sul nostro territorio esiste, quindi poi dire che questo omicidio sia legato a questi aspetti, oggi non ci sono ancora elementi. Di sicuro non lascia tranquilli un evento del genere, ma non lascerebbe tranquillo chiunque. Ogni volta che c'è un omicidio c'è sempre comunque dietro un problema. È lunedì mattina a Desio quando l'imprenditore, residente in Svizzera ma domiciliato a Carate Brianza, pochi chilometri da qui, raggiunge il suo ufficio. Non c'è nessuno in giro, il bar e il barbiere della via sono chiusi, l'occasione perfetta per il suo assassino, che evidentemente conosceva bene i movimenti dell'imprenditore. È stata un'esecuzione trapela dagli ambienti investigativi, 8 i bossoli ritrovati sul luogo dell'omicidio, tutti dello stesso calibro. Al momento non ci sono testimoni oculari, il cadavere è stato trovato solo nel pomeriggio quando la compagna dell'imprenditore, preoccupata dopo aver chiamato innumerevoli volte, è arrivato in ufficio, trovando l'uomo per terra, già esanime. Giovedì i risultati dell'autopsia. Mani della Camorra in questo caso su appalti e risorse pubbliche, un'operazione della DDA di Napoli, 9 arresti questa mattina, un arresto eccellente, quello di un consigliere regionale eletto nelle liste del PD, già sospeso da oltre un anno dal partito, Luigi Germetto. L'accusa è pesante, un'alleanza stretta con il boss dei casalesi Domenico Bidognetti per procurarsi appoggi elettorali in cambio di appalti. Concorso esterno in associazione mafiosa è l'ipotesi di reato con cui è finito in manette il consigliere regionale della Campania Enrico Fabozzi, eletto nelle file del PD, poi sospeso dal partito, ora nel gruppo misto. Fabozzi è stato sindaco di Villa Literno, comune del Casertano, da sempre una delle roccaforti dei casalesi. Appalti truccati in cambio di voti per favorire gli imprenditori del clan. Per questo, a finire nella rete dei carabinieri, ci sono anche alcuni costruttori, fra cui Pasquale e Giuseppe Mastrominico, considerati vicini alla fazione guidata dall'ex latitante Antonio Iovine. Il nome dei due imprenditori casertani compare anche nell'inchiesta sui lavori del G8 all'Aquila. Gli stessi sono i vincitori di un appalto truccato a Gragnano, comune del Napoletano guidato da un sindaco del PDL, moglie del primo cittadino di San Cipriano d'Aversa. Secondo i magistrati napoletani, il consigliere Fabozzi, in affari con un altro imprenditore arrestato, Vincenzo Caiazzo, padre di un killer del clan, avrebbe aiutato i casalesi anche a reimpiegare i soldi sporchi della Camorra attraverso la costruzione e la vendita di appartamenti sul litorale Domizio. Dalle intercettazioni emergeva che l'imprenditore che aveva avuto l'appalto, venivano richiesti vari favori, tra i quali l'assunzione di dipendenti, quali il versamento di somme di denaro per il compimento di alcune attività, e rientrano tutti questi comportamenti nella contestazione di corruzione. Il PD campano ha espresso pieno appoggio all'azione dei magistrati. Sui legami fra politica e criminalità è scritto in una nota: tutti i partiti hanno il dovere di alzare barriere invalicabili. Allora andiamo avanti con i tempi duri, durissimi in questo momento per gli indignati americani. Conti alla mano, sono più di 2 mesi che fanno scuola con la loro protesta e si espandono in diverse parti del mondo, ma da New York alla California, le due estremità del paese, è scattato lo sgombero forzato da parte delle autorità. Armando Somaiolo.
New York, l'una di notte, le 7 del mattino in Italia, centinaia di agenti fanno irruzione in Liberty Plaza e in pieno Zuccotti Park nel quartiere finanziario della città. Qui da oltre due mesi centinaia di manifestanti del movimento Occupy Wall Street sono accampati per protestare contro quello che definiscono il potere perverso delle banche mondiali. Il blitz ordinato dal sindaco Bloomberg era atteso da tempo e d'altronde le forze dell'ordine avevano distribuito già da ieri migliaia di manifestini per avvertire quanto stava per accadere. I poliziotti sono stati accolti da urla e parolacce, ma non ci sono stati incidenti, anche se gli agenti hanno comunque arrestato una ventina di dimostranti che si rifiutavano di lasciare la piazza. Ancora una volta l'ordine di sgombero è stato motivato dalle precarie condizioni igieniche causate dagli accampamenti. I manifestanti possono tornare a Liberty Plaza, ha detto il sindaco, ma non potranno più montare tende o installazioni fisse. Analoga operazione era scattata un'ora prima ad Oakland, in California, l'altra città dove gli attivisti di Occupy Wall Street si erano accampati nella centralissima City Hall Plaza. Anche in questo caso lo sgombero è avvenuto senza particolari incidenti. I blitz ordinati dalle autorità rappresentano un pessimo viatico in vista delle celebrazioni previste per dopodomani, a due mesi dalla nascita del movimento di protesta, cui manifestanti vorrebbero imporre la chiusura della borsa di New York, ma soprattutto si temono incidenti questo pomeriggio davanti alla sede dell'Università californiana di Berkeley, dove gli indignati americani sono determinati a riprendersi i presidi da cui erano stati fatti sloggiare nei giorni scorsi. In casa nostra ci sono ben altre celebrazioni, 150 anni dell'Unità d'Italia nel segno del calcio vincente, in questo caso di Cesare Prandelli, ultimo impegno del 2011 questa sera contro l'Uruguay che ha vinto l'ultima Coppa America ed è stata una mattinata carica di emozioni, seguita per noi da Francesco Izzi. Nei giorni frenetici della politica, la visita della nazionale di Cesare Prandelli è stata per il presidente della Repubblica Napolitano una pausa rasserenante. La salita al Colle è il prologo alla partita di stasera con l'Uruguay, campione del Sud America, con cui si celebra la chiusura delle manifestazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il napolitano incoraggia gli azzurri, testimoni di un impulso nazionale. Il capitano Buffon oggi raggiunge Zoffo con 112 presenze. Nelle sue parole di fronte al presidente si fondono senso civico e coscienza politica. Questa popolazione credo che mai, come in questo momento, abbia bisogno di un appoggio importante, l'appoggio di una classe politica coesa e di uno Stato presente, uno Stato che, penso da lei, in questo caso è rappresentato e proprio nella sua figura unita, trasparente e capace, penso che tutta la popolazione e anche noi ci aspettiamo quelle risposte per poter ripartire dopo questi momenti di grandissima difficoltà. Sono molto emozionato e si vede. Il capo dello Stato ha ricordato anche la gioia mondiale arrivata nel 2006 appena eletto presidente ed usando una metafora calcistica ha fatto i complimenti a Buffon per il suo discorso. Buffon che oggi ha fatto un magnifico gol col suo discorso, insomma anche da portiere qualche gol si può fare. Particolarmente coinvolto in questa mattinata che si è conclusa con il saluto del presidente ai nuovi italiani è stato Balotelli. Mario ha rivissuto la sua esperienza nell'incontro con altri figli di stranieri nati in Italia. Beh, insomma, ci scuserà la nazionale, ma in questi minuti al Quirinale arriva una visita, un ospite ben più importante. Paolo Celata, torno da te. Sì, per aggiornarvi, perché appunto al Quirinale è salito il professor Monti, il presidente incaricato, si incontra con il capo dello Stato, non significa che le consultazioni sono finite, perché ve lo ricordiamo, oggi pomeriggio Monti incontra le parti sociali, sono previsti appunto altri appuntamenti, ma certamente va a fare un bilancio sugli incontri avuti questa mattina con PDL e PD, in particolare ve l'abbiamo già anticipato, il giallo intorno ai nomi di Giuliano Amato e Gianni Letta, e cioè a una partecipazione, un colore politico del governo. Il PD smentisce un suo via libera. Nel telegiornale vi abbiamo anche fatto sentire proprio Bersani che qui in conferenza stampa ha detto sì, ma solo a un governo di caratura tecnica. Questo l'aggiornamento. Il presidente incaricato Monti è al Quirinale a confrontarsi con il presidente, il capo dello Stato Napolitano. Grazie Paolo, una situazione che naturalmente continuiamo a seguire minuto dopo minuto, lo facciamo anche dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
Dunque di nuovo insieme, 14:02 minuti in questo istante. Vi ricordo con Mario Monti in questo momento al Quirinale a colloquio col Presidente della Repubblica Napolitano e un fitto elenco di incontri anche nel pomeriggio a cominciare dalle parti sociali. Ci fermiamo, gli aggiornamenti li trovate sul nostro sito internet e poi puntuali nell'edizione come sempre delle 20. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.